Salve a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi sono qua per portarvi una cosa spettacolare, una delle mie partite più belle, se non la più bella fatta su World of Tank. Ero in platone con due miei amici, Elminton e Danny Petros, che saluto. E abbiamo fatto in tre una partita incredibile, cioè la forza del platone era assurda. Allora, io ora vi vorrei far vedere la partita senza commento mio, perché comunque ho l'audio originale, quindi vorrei farvelo sentire per farvi capire in che condizioni eravamo, che cosa abbiamo fatto, perché è stato fantastico. Cioè, raga, abbiamo fatto 10 kill solo noi tre 10 kill, abbiamo battuto l'intera squadra nemica, veramente una cosa assurda. Quindi raga, ora vi lascio l'audio originale, che però è molto molto distorto, infatti l'audio non si sentirà particolarmente bene, mi dispiace per questa cosa, però purtroppo non ho trovato modo migliore per registrarlo, quindi mi dispiace, non si sentirà al massimo. La mia voce già è ancora salvabile, quella di Elminton non si sente perché vabbè, lui non ha microfono, quindi non stava parlando. Quella di Danny invece non si sente troppo bene, ecco. Comunque, raga, ora faccio partire la partita. Metto pure le cuffie perché voglio riesco. No, no, ma è successo pure a me. Non ho capito perché. Ma in realtà loro hanno tutti gli interessi a distruggere un leggero, perché siamo noi quelli che gli andiamo. Sì, ma no, te l'ho detto, erano in plotone. No, 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 tu non fai cagate, tu segui noi, ok? Non dobbiamo perdere un elemento della squadra. Tanto meno uno che è bravo. Sì, no, no, ti vendicherai, però prima gioca giusto e dopo. Ok, allora. Sì, te le lascio sicuro. Scusate. Sì, no, ma te li lascio tutte se vuoi, tanto non ho problemi. Se in una partita con i quattro posso. Aspetta, mettiti qui. Mettetevi qui, voi cecchinate. Io. Allora, aspettiamo che il nostro alleato vada a spottare. Sì, dove sto io più o meno. Mettetevi come siete più comodi. E lasciate che il Blitzen vada a spottare. A seconda di quelli che c'è prendiamo decisioni. Vediamo un po'. E ora se il Blitzen fosse veloce però ci andrebbe. Per questo dico che non è un leggero. Guardate come va lento. Cercate di non subire colpi perché poi quando andremo nel campo nemico sarà la nostra integrità la forza migliore insieme alla velocità. Guarda, no, no, aspetta, tutti i nemici però sono da quella di in quel punto. Cioè, fin qui lo capite. Io con la. Guarda, stiamo perdendo. No, andiamo subito. Subito all'artiglieria, subito. Stiamo già perdendo. Siamo 0 a 6. Cioè, raga, abbiamo una squadra talmente. Cioè, talmente. Sì. L'artiglieria è una te la rubo, sicuramente. Una te la ruberò sicuro, te lo dico. Mi hanno visto? Cercano tutti di spararmi, guarda, guarda. Qui non c'era nessuno, potevamo avanzare già dall'inizio. Vai. Io ora elimino le artiglierie. Vai! Rimane una! Poverina però, è un po' brutto. Senti, mi arrivano i nemici, la devo distruggere. Bene. Ora vado a prendermela con il carretto leggero che avevo visto là. Ne distruggo uno alla volta. No, io sto andando. No, è vero, sto andando con i colpi AP, volevo dire HE, dovevo andare con i colpi AP. No, dai, ma cosa significa questo? Ho smirato.
Cioè, ti giuro, il T28 qui mi sta dando problemi. Non dovrebbe darmi. Non dovrebbe darmeli. Colpitelo per favore, colpite il T28, vi prego. Vai, bella. Bella. Grazie. Non ho capito che era successo, ma mi stava dando problemi. Non riuscivo a penetrarlo. Sì, ma quelli che la razzizzano non sono, non sono gli alleati, siamo noi. C'è il Matilda! Distruggete quel Matilda, please. Vai, grande. Aspetta, ricarico e poi vado contro il nemico. Vai, possiamo recuperare la situazione brutta. DV2, DV2. Prima di andare verso il D. E ci serve molto il cacciacarri, ve lo dico. Ciao Governante! Ma questo qui è nabo, va? Siamo solo noi tre, praticamente solo noi tre. Sta partita l'abbiamo giocata solo noi tre. Bella. Blitzen, ci sono io. Ci sono io. No, però ho 5 di vita, ho 5 di vita, mi ha distrutto. Se... No, no, sono morto, te lo dico. Sono morto, sono morto, sono morto. No, l'ho distrutto. No, l'ho distrutto, non sono morto. Però c'è il DV2, c'è il DV2 che mi arriva. No, non riesco a... Gli ho dato fuoco, gli ho dato fuoco, gli ho dato fuoco. Almeno quello. Ok. Sto arrivando. No, aspettalo, no, 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 non andargli, non andargli. Aspettalo, mettiti qui dietro. No, mettiti qui dietro, no, qui dietro, qui dietro. Non andare, non andare. No, 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 no. Ok, aggiralo, aggiralo, vai da qui. È giusto, è giusto. Pro no, è da qui dietro proprio, devi andare. Dove stai? Dove stai andando? Passa qui, no. No, qui, no, non mettetegli cose. Sinistra, sinistra, sinistra. No, non sotto al ponte, sali ancora più in sopra, qui. Tipo qui. E poi vai vicino. Vai. Boh. No, 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 no. No, 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 sali sopra, sali sopra. Ti dico che è meglio, da là non ti spotta. Non ti spotta, non li sto mandando io quei cosi. Cavolo, ma guarda, siamo stati noi a distruggere. No, non lo becca, non lo becca. Non lo becca. Basta che se la sa giocare. No, no, no. Aspetta, aspetta. Vai veloce, aspetta, no, aspetta che cominci a catturare la base, vai dietro il treno, dietro questo treno. Vai, così, co no, no, vai dietro, vai più indietro che puoi, ok? Così potrai scappare quando vuoi. Scappa sempre in avanti, mai all'indietro, capito? Ok, ora, il DV2 è facilissimo, il DV2 è facilissimo. Sì, ok, papà. Allora. No, 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 aspetta, no, no, facciamo una strategia. Aspetta che arrivi alla base. Appena vedi che sta catturando, avvicinati leggermente, proprio pochissimo, dalla parte di sotto e cerca da sotto, da sinistra. No, 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 andare là. No, ma secondo me gli sta facendo il giro, secondo me gli sta facendo. Sì, là, là, là. Sì, appena comincia a catturare la base, tu mettiti là. Aspetta, no, però fai una cosa, prendi questo accorgimento. Tu lasciali catturare il 50% della base, ok? Fai così. Dai, così lui penserà che tu ti sei arreso, che sei andato. Colpiscilo. No! Non felare, ecco, ora ti ha visto. Oh, vai, vai. Ha sparato. No, vabbè, no. No, no, non te la giocare così. No, no, mi è messo malissimo. Si è messo malissimo che ha sparato il colpo. Ok, è one shot, è one shot, è one shot! Vai! Bella. Vai, colpiscilo! Colpiscilo di nuovo, vai! Grandioso. No, ma io sta partita la salvo, è troppo bella.
No, ma no, 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 è una partita che è una cosa fantastica. Maestria fenomeno, maestria fenomeno. Ok, ragazzi, va bene, allora spero che l'audio si sia sentito, anche se credo sia stato un pochino corrotto, perché vabbè, ci sono state varie interferenze audio. Ora, qui non so che va, la play sta dando ancora volume, che è sta roba? Vabbè, allora raga, io vedo, in caso non si fosse sentito bene, mi dispiace, non ho potuto fare tanto, ma ora vi spiego alcune cose. La prima è il DV2, ma che sta registrando il mio audio qua? La prima è il DV2, ma che sta... Ah no, sta andando a caso, vabbè. Ok, vai, stavo dicendo, la prima cosa, non il DV2, scusate, la prima cosa è il T28. Il T28 ordinati, io non mi ero accorto che avevo messo le munizioni HE e quindi lo stavo sparando così a cavolo, non riuscivo a penetrarlo. Poi solo dopo mi sono accorto, solo dopo riguardando il video. E boh, è una cosa un po' strana. Infatti volevo cambiare con la P, non l'ho fatto e alla fine mi ha battuto. Peccato, mi sarei potuto prendere quella kill. Comunque, veramente grandiosa la partita. Mi dispiace non aver visto le kill di Danny Patriots. Mi dispiace, veramente non sono riuscito a registrarle. Ho visto giusto le due kill fatte da Helmington. Comunque, grandioso. In questa, allora, ora vi dico le nostre posizioni in squadra. Io ero primo con la Maestria Fenomeno, qua tutta bella. Poi c'era secondo un russo, un tizio, insomma. Terzi e quarti erano Helmington e Danny. Mi pare Helmington terzo e Danny quarto. Comunque, ringrazio tutti loro perché abbiamo fatto una partita fantastica. Eravamo in tre, in un plotone con una forza incredibile. Veramente è assurdo. Ora, non so con che titolo caricherò il video, non so perché lo dovrò editare, dovrò farci un bel po' di cose, essendo che comunque l'audio è messo abbastanza male. Comunque, raga, spero alla fine che vi sia piaciuto. Commentate, scrivetemi. Comunque, sì, so di aver fatto qualche errore tattico, non serve che me lo diciate. E vabbè, noi ci vediamo alla prossima. Ciao a tutti.